Gigi Proietti, un nome che risuona come una melodia familiare, evocando immagini di risate e momenti indimenticabili. Basta il nome per evocare un sorriso, una risata soffusa che si diffonde tra il pubblico, un calore che avvolge il cuore. Un caldo ricordo di una risata condivisa, di momenti di pura gioia che ci ha regalato con la sua presenza. Per generazioni è stato un faro dello spettacolo italiano, un maestro del palcoscenico e dello schermo, che ha affascinato il pubblico con la sua arguzia, il suo fascino e il suo talento incomparabile. La sua carriera è stata un viaggio straordinario, iniziato nei teatri di Roma e culminato in una serie di ruoli iconici che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del cinema e della televisione italiana. Sebbene ci abbia lasciato il giorno del suo 80° compleanno, il 2 novembre 2020, la sua eredità continua a vivere. La notizia della sua scomparsa ha scosso l'Italia, ma ha anche unito il paese in un abbraccio collettivo di ricordi e gratitudine. Il suo spirito vive ancora, intrecciato nel tessuto della cultura italiana, per sempre legato al cuore di Roma. La città eterna, con i suoi monumenti e le sue strade storiche, è stata il palcoscenico della sua vita e della sua arte. Questa non è solo una biografia, è una celebrazione. Una celebrazione di un uomo che ha saputo trasformare la sua passione in un dono per tutti noi. Un sentito grazie a un uomo che ha portato gioia a milioni di persone. Le sue performance, sempre piene di vita e di energia, hanno toccato il cuore di chiunque abbia avuto la fortuna di vederlo in azione. Ripercorreremo i suoi passi, dai suoi esordi al suo ultimo inchino. Vedremo come un giovane attore pieno di sogni è diventato una leggenda, un simbolo di talento e dedizione. Ricorderemo i suoi ruoli iconici, la sua risata contagiosa e il suo profondo legame con la città che lui chiamava casa. Ogni ruolo interpretato da Gigi era un pezzo di sé, un frammento della sua anima che condivideva con il mondo. Unitevi a me nel celebrare la vita e l'eredità di Gigi Proietti, una vera icona dello spettacolo italiano. La sua storia è una testimonianza di come l'arte possa unire le persone, superare le barriere e creare legami che durano per sempre. Gigi Proietti non è solo un ricordo, è un simbolo di ciò che significa vivere con passione e condividere quella passione con il mondo. Roma, la città dei Sette Colli, ha cullato il giovane Gigi Proietti. Questa città antica, con la sua storia millenaria e le sue strade affollate, è stata il palcoscenico della sua infanzia. Nato nel 1940, è cresciuto nel cuore della città, assorbendone la vibrante energia e il ricco patrimonio artistico. Le strade di Roma erano il suo parco giochi e ogni angolo raccontava una storia. La vita non è sempre stata facile. La guerra aveva lasciato cicatrici profonde e la ricostruzione era lenta e faticosa. Tuttavia, in mezzo a queste difficoltà, Gigi trovava sempre un motivo per sorridere. Eppure, fin da ragazzo, Gigi possedeva una scintilla innegabile. Era un bambino curioso, sempre pronto a esplorare e a imparare cose nuove. La sua passione per l'arte era evidente fin da giovane età, un carisma che attirava le persone. Gli amici e i vicini erano affascinati dalla sua personalità magnetica. Ogni volta che Gigi si esibiva, che fosse una canzone o una piccola recita, tutti si fermavano ad ascoltare. Si è dilettato in varie forme d'arte, attratto dalla musica e dal teatro. La sua casa era spesso riempita dalle note della sua chitarra e le strade di Roma erano il suo primo palcoscenico. Cantava, suonava la chitarra, sperimentava con la performance. Il palcoscenico lo chiamava. O
Ogni esibizione era un passo verso il suo sogno, un sogno che stava lentamente prendendo forma. Non passò molto tempo prima che rispondesse alla sua chiamata, iscrivendosi alla prestigiosa Accademia d'Arte Drammatica. Qui, tra le mura di questa istituzione storica, Gigi affinò le sue abilità e scoprì la profondità della sua passione. Questo non era un semplice hobby, era un impegno, una dedizione totale alla sua arte. Ogni giorno era un'opportunità per migliorare, per crescere, per avvicinarsi sempre di più al suo obiettivo. Questo era il suo destino. Un destino che lo avrebbe portato dai vicoli di Roma ai palcoscenici più prestigiosi, illuminando il mondo con il suo talento unico e la sua passione inarrestabile. Il palcoscenico è diventato il parco giochi di Gigi. Fin da giovane ha trovato nel teatro un luogo dove esprimere la sua creatività e il suo talento innato. Ogni volta che saliva sul palco, si trasformava, diventando un tutt'uno con i personaggi che interpretava. La sua passione per la recitazione era evidente in ogni movimento, in ogni parola pronunciata. Si muoveva con disinvoltura, incarnando un caleidoscopio di personaggi. Non c'era ruolo troppo difficile o troppo semplice per lui. La sua capacità di adattarsi a qualsiasi parte lo rendeva unico nel suo genere. Che fosse un re tragico o un buffone comico, Gigi riusciva sempre a portare qualcosa di speciale ai suoi ruoli. Dalle tragedie shakespeariane alle commedie leggere, catturava l'attenzione con la sua versatilità e il suo tempismo comico. La sua interpretazione di personaggi shakespeariani era tanto intensa quanto le sue performance in commedie leggere erano esilaranti. Il pubblico non sapeva mai cosa aspettarsi da lui, ma sapeva sempre che sarebbe stato intrattenuto. Poteva farti piangere in un momento, per poi farti scoppiare a ridere in quello successivo. Questa capacità di suscitare emozioni contrastanti era uno dei suoi tratti distintivi. Gigi aveva un dono raro. Riusciva a toccare il cuore delle persone, facendole sentire vive e connesse attraverso le sue performance. Il suo talento non si limitava al teatro. Gigi era un artista completo, capace di brillare anche sul grande schermo. La sua transizione dal teatro al cinema fu naturale e il pubblico lo accolse con entusiasmo. Il cinema lo ha accolto a braccia aperte. Ogni film in cui appariva diventava un successo, grazie alla sua presenza magnetica e alla sua abilità di rendere ogni personaggio indimenticabile. La sua carriera cinematografica è stata tanto brillante quanto quella teatrale. Ha onorato il grande schermo in oltre 50 film, diventando un nome familiare. Ogni ruolo che interpretava aggiungeva una nuova sfumatura alla sua già vasta gamma di abilità. Era un attore che non si accontentava mai, sempre alla ricerca di nuove sfide e nuovi modi per sorprendere il suo pubblico. Chi potrebbe dimenticare i suoi ruoli in Febbre da cavallo o Brancaleone alle crociate? Questi film sono diventati dei classici del cinema italiano e Gigi ha avuto un ruolo fondamentale nel loro successo. La sua capacità di portare umanità e umorismo ai suoi personaggi li ha resi indimenticabili. Ha dato vita ai personaggi con un occhiolino e un sorriso, incidendoli nella nostra memoria collettiva. Ogni sua performance era un regalo per il pubblico, un momento di pura magia che rimaneva impresso nella mente di chiunque avesse la fortuna di vederlo in azione. Gigi Proietti non era solo un attore, era un'icona. Un maestro dell'arte della recitazione che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dello spettacolo. Roma non è una città come le altre, disse una volta Gigi. È un grande museo, un salotto, dove tutti conoscono tutti. Le sue parole catturano l'essenza del suo rapporto con la città eterna. Era più della sua città natale, era la sua musa,
la sua confidente, il suo palcoscenico. Ne percorreva le strade come un uomo innamorato, traendo ispirazione dalle sue antiche mura e dalla sua gente vibrante. Il suo accento romano, marcato e confortante, è diventato il suo marchio di fabbrica. Risuonava con il pubblico, un suono familiare che parlava di casa, di esperienze condivise, di amore per la propria città.